Gentili signore e gentili signori, porto a tutti voi il saluto dei componenti del Consiglio della Regione Marche e mio personale, che vi rappresento pro tempore. Le Marche sono piccole e forti, in grado di resistere a alluvioni e crisi, da fare di ogni crisi un trampolino di rilancio, silenziose, unite. Questo è il messaggio lanciato nel 2023, che spinge a migliorare la nostra comunità, nella quale tutti sono protagonisti del proprio destino, della voglia di aiutare gli altri senza un fine individualista ed egoista che è quello purtroppo preponderante al giorno d'oggi, ma da un desiderio di aiuto reciproco. Non voglio governare né conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti se è possibile. Penso che questo broccardo si inquadra il sentimento, lo stato d'animo e il modo di operare di ogni cittadina marchigiana e di ogni cittadino marchigiano. I marchigiani, con il loro impegno così rudimentale per un verso, ma preciso e moderno per l'altro, mostrano anche per il 2023 a tutti come hanno i mezzi per spaziare e non si chiudono in loro stessi. Dicono quanto sia importante la relazione con le altre persone e quanto sia importante mantenere la propria identità, la propria tradizione. La modernità e l'abbondanza non devono portare alla povertà mentale e ideale. La tecnologia non ha trasformato i marchigiani in cinici, lo spirito di miglioramento non li ha resi cattivi. È venuto fuori, rimane l'umanità, l'abilità, la bontà, la gentilezza, qualità inside nella vita di noi marchigiani. Le Marche non hanno in questo momento solo la forza di creare lo sviluppo produttivo, di competere come è giusto che dobbiamo competere per uscire dall'isolamento strutturale e di comunità in cui per troppo tempo siamo stati relegati, ma anche quello di creare il senso della felicità, del gusto, dell'eccellenza, della capacità di passare dalla propria tradizione alla modernità più assoluta. E credono di dover sapere qualcosa di più, che vi è un'altra prospettiva a cui provare a vedere il loro percorso, il percorso di ogni storia, di ogni comunità marchigiana, di ogni famiglia, di ogni comune. Combattere ogni giorno perché per trovare la voce dei fatti, dei comportamenti, dei silenzi che diventano vita. Questo è il senso dei marchigiani. Chi dice che molti marchigiani hanno vita quiete, quasi una quiete disperante, non conosce il sentimento vero di noi marchigiani, delle donne e degli uomini che non si sono mai rassegnati a ciò che vi è di tranquillo. Si sono sempre ribellati alla calma piatta, e hanno in qualche modo sempre cercato di trovare nel loro piccolo spazio, nel loro piccolo mondo, la capacità di essere in ogni dove e di portare le loro capacità, le loro intelligenze, la loro cultura, la loro ricerca, i loro prodotti, il loro modo di vita. I marchigiani hanno sempre desiderato cambiare con coraggio, intelligenza e determinazione, perché queste sono le nostre vere forze che a volte non sappiamo nemmeno individuare e in qualche modo rendere chiare e evidente agli altri. Ogni percorso di crescita personale dei marchigiani passa necessariamente attraverso la decisione di voler cambiare, spingere a migliorare la sua comunità, la propria comunità e il mondo nel quale vive, fidandosi del proprio intuito, della propria curiosità, dei propri stimoli. E anche se nel momento in cui i marchigiani prendono decisioni che sembrano impensabili, fuori dalla logica, in cui non si sa come andrà a finire, non si sa se è la scelta giusta, lo fanno con la certezza che solo a distanza di anni, guardandoli indietro, potranno unire tutti quei puntini e rendere la loro esperienza, il loro modello, la loro vita unica. Avere fiducia nel futuro perché i puntini si uniscono. Questo è un altro del senso dei marchigiani del 2023. E quando qualche volta la vita colpisce i marchigiani come un mattone in testa, il sisma del 2016, l'alluvione del settembre del 2022, non perdono la fede. La lezione di ogni di queste loro sventure li rende ancora più forti, ancora meno rassegnati, ancora più intenti a cambiare quello che sono le difficoltà, a cambiare il mondo che li circonda, a cambiare la loro comunità, a rendere più sicura e più sicuri i luoghi in cui vivono, ma non mollano, non lasciano indietro tutto quello che è il loro retaggio, il loro modo di vivere e non dimenticano di rimanere marchigiani. Per questo il mio appello non solo ai presenti, ma a tutti i rappresentanti delle Marche, a tutti i cittadini delle Marche, è quello di trovare
e di continuare a trovare ciò in cui di più credete, che sia nel campo del lavoro, nel campo delle vostre personali eccellenze, delle vostre personali potenzialità. Ed è l'unico modo quello, cioè fare un buon lavoro. Fare un buon lavoro per la vostra comunità, perché sono sicuro che è il vostro sentimento e che lo continuerete a fare. Il nostro tempo per ognuno di noi, come si sa, è limitato e non va sprecato in qualche modo perché si deve attendere che altri svolgano il nostro impegno al nostro posto. Non dobbiamo farci intrappolare né da dogmi né da altri progetti che non siano legati alle Marche, che diano alle Marche una grande competitività, una grande possibilità di crescere ancora e di farlo non solo singolarmente, ma insieme, tutti insieme, comunità montane, luoghi in cui ancora non si è riconnesso la presenza dei marchigiani con il mondo circostante a causa del sisma del 2016. Luoghi in cui troppo velocemente si è passato a un'urbanizzazione spietata, luoghi in cui forse il ciclo produttivo sta cambiando in maniera enorme e si è di fronte a una crisi prima ancora che produttiva di pensiero, ma vi sono tutti insieme questi luoghi delle Marche una grande capacità non soltanto di continuare a proteggerla, ma di fare tutti insieme un buon lavoro. E questo è il senso del mio saluto a tutti voi. Un buon lavoro per le Marche. Grazie, bel applauso Dino Latini, Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche.